19. Zenia a Lourdes. Finalmente si trova il posto in un pellegrinaggio che va a Lourdes. La famiglia si aggrappa a quest'ultimo tentativo. Zenia, contrariamente all'indole del marito, non amava viaggiare. Si sottomette alle fatiche di questo trasferimento. Va con le tre figlie più grandi. La partenza avverrà ad Angers il 18 giugno. Poco prima aveva scritto al fratello e alla cognata: è impossibile che la Madonna non si lasci commuovere. Che lettera mi ha spedita Paolina? Apre il cuore alla fiducia. No, il cielo non ha mai visto e non vedrà preghiere più fervide né fede più viva. In paradiso c'è mia sorella che si interessa di me. E i miei quattro angioletti pregano per la loro mamma. Tutti l'avrò vicini a Lourdes. 7 giugno 1877. Quel pellegrinaggio fu un vero martirio, perché ormai il male era tanto avanzato da procurarle atroci dolori. Coraggiosa lo descriverà al fratello e alla cognata. Giunta alla grotta avevo il cuore così stretto che non potevo neppure pregare. Durante la Santa Messa ero vicinissima all'altare, ma mi sentivo tanto prostrata che non mi sono accorta di nulla. Sono uscita totalmente accasciata, dirigendomi verso la piscina. Guardavo con terrore l'acqua gelida e quel marmo freddo come la morte. Poi dovette scuotermi e mi ci sono tuffiata coraggiosamente. Sì, ma ho corso il rischio di soffocare e sono stata costretta a ritirarmi quasi subito. Avrei dovuto andare più piano. Mi sono immersa quattro volte nella piscina. L'ultima 2 ore prima di partire. Avevo l'acqua gelida fin sopra le spalle. Non era però tanto fredda quanto al mattino. Ci sono restata più di un quarto d'ora, sperando che la Madonna mi volesse guarire. Finché ci rimanevo immersa non sentivo più alcun dolore, ma appena mi ritiravo il male ricominciava a pungermi come sempre. Già parlando del viaggio aveva scritto: ditemi voi se si poteva fare un viaggio più scomodo. Sono certa però che in fondo a tutte queste peripezie stanno nascoste delle grandi grazie che compenseranno largamente le mie miserie. La Madonna ha detto a noi, come a Bernadette: vi farò felici, ma non in questo mondo, ma in cielo. 24 giugno 1877. Paolina sta in collegio e la mamma continua a metterla al corrente sulla famiglia. Il 28 giugno le manifesta la sua ultima preoccupazione per Leonia. Ebbene, aspetto sempre il miracolo dalla bontà e dalla onnipotenza di Dio per intercessione della sua Santissima Madre. Non gli chiedo di togliermi il male, ma solo di lasciarmi vivere perché hanno ancora, lasciarmi vivere ancora un anno per avere il tempo di educare le mie bambine e soprattutto la povera Leonia, che ha tanto bisogno di me e mi fa tanta pena. Lei è stata meno privilegiata di voi nei doni di natura, ma nonostante questo ha un buon cuore che domanda di amare e di essere amato. E solo la mamma ne può testimoniare ad ogni istante l'affetto di cui ella è avida, seguendola da vicino come necessario per farle del bene. Questa cara bambina ha con me una tenerezza senza limiti. Previene ogni mio desiderio, nulla ne costa e guarda negli occhi per indovinare ciò che mi potrebbe accontentare. Fa fin troppo. Ma quando le altre le domandano qualcosa, si oscura in viso e l'espressione del suo volto cambia improvvisamente. A poco riesco a toglierle questo difetto, ma spesso se ne dimentica ancora.
Già una grazia per questa figliola difficile l'aveva ottenuto il 12 marzo 77. Infatti, descrive un notevole cambiamento nella sua vita. Aveva pregato la sorella morta da poco. Scopre il motivo della sua mancanza di docilità. La colpa era della domestica, che a sua insaputa usava metodi repressivi, violenti, tanto da schiacciare la povera bambina. Penso di aver ottenuto una grazia speciale per le preghiere di tua zia. Le avevo tanto raccomandato la mia Leonia appena fosse entrata in cielo, che credo di sentirne gli effetti. Sai com'era tua sorella? Un modello di insubordinazione. Non volevo obbedire se non per forza. Faceva per spirito di contraddizione tutto l'opposto di quello che desideravo. Se poi ne aveva voglia, insomma, ubbidiva solo alla domestica. Avevo tentato in mille modi di tirarmela vicino e tutto era andato a vuoto, fino ad oggi. Era il più grosso dispiacere che avessi avuto mai nella mia vita. Dopo la morte della zia, l'ho supplicata rendermi il cuore di quella povera bambina e domenica mattina sono stata esaudita. Adesso lo posseggo completamente. Leonia non mi abbandona un minuto, ma abbraccia fino a soffocarmi. Fa tutto quello che le ordino senza replicare. Abbandona un minuto, ma abbraccia fino a soffocarmi. Fa tutto quello che le ordino senza replicare. Lavora accanto a me tutta la giornata. La domestica ha perso interamente la sua autorità e sono sicura, per il modo come sono andate le cose, che non avrà più ascendente su Leonia. Il colpo è stato duro per lei quando le ho intimato di partire subito, che non la volevo più vedere sotto i miei occhi. È scoppiata a piangere dirottamente. Mi ha supplicato con insistenza di concederle di rimanere. Aspetto ancora un poco, ma le ho dato proibizione assoluta di rivolgere la parola a Leonia. Ora prendo la bambina con tanta dolcezza che spero di arrivare a poco a correggere i suoi difetti. Ieri è uscita a passeggio con me e siamo andate dalle Clarisse. Mi ha detto sottovoce: mamma, dillo dunque alle suore di pregare per me, perché io diventi religiosa. Insomma, tutto va bene e speriamo che continui così. La dolcezza della mamma stava vincendo. Zelia riconosce che ci vuole del tempo e non si attende e non si arrende. Il 10 maggio seguente, sempre a proposito, Leonia scrive alla cognata: mi ama quanto è possibile e con l'affetto per me penetra a poco nel suo cuore l'amore di Dio. Ha una confidenza illimitata e mi rivela fin le più piccole mancanze. Vuole davvero cambiare vita e fa sforzi che nessuno quanto me è in grado di apprezzare. Non posso levarmi di testa che questa trasformazione è dovuta alle preghiere della mia santa sorella, perché tutto il cambiamento si è verificato 2 o 3 settimane dopo la sua morte. È lei ancora che mi ha ottenuto la grazia di trovare il modo di affezionarmi col cuore e spero che il Signore mi lascerà terminare il mio compito, che è ben lungi dall'essere assolto. Ci vuole tempo per vincere una natura come la sua e capisco che questa missione è affidata a me e nessun altro la potrebbe compiere, neppure le religiose della Visitazione. Mi rimanderebbero a casa la bambina come hanno già fatto.